ti dimostro che sono uno che si è sempre dato da fare nella mia vita. Salve a tutti utenti di YouTube. Ora mi sto andando a fare la lezione di informatica al signor anziano e adesso gli citofonerò, vediamo se mi aprirà. A mio dire faccio la citofonata, vediamo se mi risponde oppure no, dimostrandoti che ho sempre lavorato nella mia vita. Mi sono sempre dato da fare. 1, 2, 3, via. Si chiama Carmine. Mi ha aperto, adesso entro nel palazzo. Vedete? Ecco ragazzi, questa è la prova del fatto che nella mia vita mi sono sempre dato da fare. Oggi lezione di informatica proprio nei suoi confronti, ok? Accedo ovviamente alla scala dove abita. Adesso vado a prendere l'ascensore che però purtroppo è occupato e per l'appunto vado a fare la lezione di informatica all'anziano signore in questione. Ok? E qui vi ho dimostrato, vi sto dimostrando sul campo che Leandro ha sempre fatto qualcosa. Ora, non si può dire che questo sia un lavoro, però dove c'è una forma di introito economico, azzardo dire che è un lavoretto, non quindi un lavoro vero e proprio, ok? È un lavoretto, punto. Questo è un palazzo. Landrone, un palazzo che ha questa forma così particolare. Roma, zona sud di Roma, precisamente l'Euro. I palazzi dell'Euro sono anche così dentro. Ecco l'ascensore, è arrivato. Prendo l'ascensore, entro dentro l'ascensore e facciamo un viaggio insieme. Andiamo al piano dove abita questo signore anziano. Ecco, sto dentro l'ascensore. Ascensore chiuso, vedete? Non è aperto, non è a giorno e sono arrivato quasi. Leandro ha sempre fatto qualcosa. Nella sua vita Leandro ha sempre fatto qualcosa. Quindi, come vedete, se uno scansapatica non fai un cazzo, faccio qualcosa. Sono arrivato, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, salve da Leandro, conoscitore italiano.